La migliore sarà promossa. Boh, ciao ragazzi. Allora, sono quasi le 7. Stamattina mi sono alzato prestissimo perché oggi pomeriggio ho da fare, quindi sono venuto a fare quello che devo fare, interrare i rami, potare le piante. Ecco, guardate, vi do in anteprima lo staccamento della seconda zucca della Guardate qua. Una volta ho provato a lanciarla, le ho dato un pugno, mi sono spaccato la mano, però guardate il lancio della zucca e va a schiantarsi. Allora, vediamo un po' di spiegare qualche cosa che... Qua ci sono tanti squadre di pensiero riguardanti la fertilizzazione, c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra. Io per questo qua è il terzo anno che io faccio queste cose e un po' ho capito, soprattutto perché vedo proprio la cosa di persona, ok? Cosa vi voglio far capire? Allora, se l'etame serve tanto l'etame, l'ho detto, l'etame vecchio, se non ce l'avete vecchio mettetelo anche più nuovo, mettetelo quel cazzo che volete, provateci, ma mettete sotto roba e mischiatela alla terra, perché se no marcisce la... Se non mischiate il letame alla terra, madonna mia, ma questa è grossa, ragazzi, cresce a una velocità spaventosa. Guardate qua. E questa qui, e l'altro giorno era minimo 10 cm più stretta, ma non 10 cm, 10 cm per lato, quindi sono 20. Cosa volevo dire? Il letame, la fertilizzazione chimica. Allora, io sto utilizzando un concime particolare che mi è stato regalato, ok, dai miei sponsor, perché grazie a Dio c'ho anche gli sponsor, che non vi dico la marca in questo momento, ve lo dirò se volete ve lo dico in forma privata. Allora, avevo dei problemi di macchie sulle foglie date al 90% al 90% della minchia, che cazzo è il mosaico, ne ho. Al 90% del problema era dato da una sbagliata acidità del terreno. Questo fertilizzante che ho usato mi ha messo a posto tutto quello che riguarda l'acidità del terreno, ha stabilizzato le piante, come potete vedere. Ecco qua. Sono perfettamente omogenee. A parte qualche foglia picchiettata, ma purtroppo ragazzi, così sono bruciate col sole qualche lumacaccia, qualche cosa, ma colore tutto uniforme, nessun tipo di... Probabilmente farò un altro trattamento poi con l'insetticida tra qualche giorno, perché l'ultimo risale, perché non vorrei che qua mi venga fuori il mosaico o qualcosa del genere, mi girerebbero non pochi coglioni. Farò l'insetticida e via. Guardate qua, queste sono piante che con queste zucche che non hanno, avranno una settimana e mezza. Poi dovete guardare i video e andate voi a vedere quanto tempo hanno. Io ho sistemato le casupole qua, tutte le tendine. Guardate, tutte tendine messe più o meno in ordine. Tutto sembra che funzioni. Sembra che tutto funzioni. Questa pianta qua è mastodontica. Questa è veramente grossa. Vedete? Ha la sua bella zucca. Questa è la Norpunt. E devo iniziare a tirare via tutti quei bastardi di rametti lì. Vedete? I terziari vanno tolti. Oggi prendo una forbice di quelle zac zac lunghe e inizio a fare fuori anche quelli lì. Qui lo spazio sta per finire. Adesso questo ramo qua lo faccio correre qua lungo qua, lo giro tutto su se stesso e via. Oggi pomeriggio lascerò l'impianto di irrigazione acceso in modo che bagni tutto quanto, così domani mattina presto posso fare i trattamenti, quelli che restano. E qua ci vuole un filo di... Qui sono ustioni da sole e io gliele levo queste foglie, me ne sbatti i coglioni. Comunque, vedo che c'è qualche erbaccia, ma tutto sommato va tutto bene, dai ragazzi. A parte qualche piccola lacerazione.
non mi si presentano grossi problemi di sorta. Boh, per adesso è tutto qua. Le zanzare incombono. Mi raccomando, vi ribadisco il concetto, la chimica serve, ma ne serve anche il quantitativo. Se non avete sotto niente nel terreno, che avete buttato due cagate, dovete mettercela per forza. Ve lo vedrete già dall'applicazione che fate. Cioè la pianta nella giornata, nelle 24 ore in cui avete concimato, si gonfia sta cazzo di zucca, prende proprio, si gonfia. Il problema è che non, deve stare, dovete stare attenti a non farla esplodere. Quindi iniziate con i dosaggi lenti e via, è così. E dopo piano piano aumentate. Bon, per che mi riguarda per oggi è tutto, zanzara tutto spiano, vaffanculo. E vaffanculo anche quelli che mi hanno venduto il computer nuovo che si è rotto un'altra volta e oggi vado a fare una strage al supermercato a Varese perché mi hanno rotto i coglioni. Un computer da 900 euro, la seconda volta che si spacca dopo che l'ho mandato in assistenza, è stato via un mese e mezzo e io devo fare tutti i cazzi miei col tablet. Oggi vado là e glielo infilo nel culo il computer. Tanti saluti, a presto.